se guarda più gli elettori di Casa Pound o guarda più gli elettori di PD, se ci può motivare questa scelta, nel senso è più facile recuperare in un'area quella del PD che è stata attaccata dopo anni e anni di polemiche dal Movimento 5 Stelle, quindi ritiene più che l'elettore di centrosinistra possa votare per voi, o è più facile andare a pescare nell'elettorato di Casa Pound che ha un'affinità ideologica, anche se raccoglie anche molto voti di protesta, molto, alcuni voti che forse in passato erano stati dati ai grillini. Dunque sì, io ritengo che sia, io rappresento, insomma, sono il candidato presidente di una grande coalizione, il programma è un programma, come dicevo, concreto, io l'unico, diciamo, non mi sono mai guardata né dietro e né a fianco. Guardo avanti e gli unici che vedo avanti sono i cittadini di questo territorio, quindi io non mi appello a nessun tipo di partito o movimento, ma mi appello ai cittadini che hanno la voglia di, che si rivedono in un programma che mira non solo all'ordinario e quindi, ma soprattutto anche al rilancio e al riscatto di questo municipio, e che si rivedono e si rispecchiano in un presidente che è un presidente come, insomma, io sono nata qua, quindi sono territoriale, gran parte della mia storia politica e anche professionale è svolto e vissuto nel decimo municipio, quindi io credo l'unico appello che faccio sarà rivolto ai cittadini. Volevo chiederti se hai in mente lo squadra di governo. E noi ci riflettiamo in questi giorni, abbiamo un'idea di chiaramente meritocrazia, adesso rifletteremo sulla squadra di governo, ma insomma abbiamo la certezza che punteremo soprattutto sulla competenza, quindi una squadra che mi guiderà in questo. Volevo chiedere se la qualità, insomma, sul voto anche la qualità dei candidati, insomma, candidati forse un po' deboli rispetto quelli passati che, cioè, sono mancati in questa competizione, forse chi poi ha portato avanti poi 5 voti soprattutto nel 2013 e nel 2008. Abbiamo fatto un lavoro meticoloso, soprattutto abbiamo investito sui giovani e quindi sono state liste, insomma, quarantenni molto, diciamo, che hanno lavorato sul territorio, che si sono spesi sul territorio e anche molto più giovani, perché nella lista di noi con Salvini mi sembra che ci siano ragazzi molto giovani, 18-20 anni, e io credo che si debba proprio investire in chi ha voglia di dare tutto se stesso per il bene comune, per il bene della collettività. Quindi abbiamo investito e credo che sia stata una delle mosse migliori, soprattutto perché bisogna avvicinare i cittadini, e l'astensionismo ne è una dimostrazione, alla buona politica e anche incentivare anche i giovani a mettere tutto se stesso per gli altri e per il territorio in cui si vive. Quindi abbiamo investito in liste nuove e devo dire che hanno dato anche i suoi frutti.